Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 5 agosto, ricordiamo Sant'Emidio. Ascoltiamo. Emidio nacque nel 279 da famiglia pagana. All'età di 23 anni lascia le dottrine filosofiche e diviene catecumeno, ricevendo quindi il battesimo. Iniziò quindi a studiare le sacre scritture, divenendone un buon conoscitore, e iniziò così la sua vita da predicatore. La sua predicazione suscitava molte conversioni, e ciò irritava i pagani che lo catturarono e lo portarono ad un tempio dedicato a Giove, dove Emidio fece una solenne professione di fede, alla quale seguì un improvviso terremoto che spaventò i suoi carcerieri. A Milano, ove fu consacrato sacerdote, stette per 3 anni, continuando la sua efficace opera di predicazione. Giunse quindi a Roma. Qui gli vennero attribuite molte guarigioni miracolose. La fama del sacerdote ben presto destò l'interesse di Papa Marcellino, che ordinò Emidio vescovo di Ascoli ed Euplo diacono, e affidò loro la difficile missione di diffondere il cristianesimo nell'importante centro piceno, ancora completamente pagano. Ad Ascoli era prefetto Polimio, autore di 2 repressioni contro i cristiani, che ordinò subito a Emidio di non predicare il Vangelo, ordine che fu completamente ignorato. Anche ad Ascoli, Emidio si prodigò nella guarigione dei malati, cosa che gli consentì di convertire un gran numero di ascolani. Polimio lo credette la reincarnazione del dio Esculapio e gli chiese di offrire sacrifici agli dèi, promettendogli in matrimonio Polissia, sua figlia. Il santo non solo rifiutò, ma addirittura convertì Polissia alla fede cristiana e la battezzò nelle acque del fiume Tronto. Polimio, avvertito di questo, ordinò l'arresto di Emidio e lo condannò alla pena capitale. Il vescovo non si nascose e fu decapitato, mentre Polissia, fatta ricercare dal padre, fuggì sul monte Ascensione e scomparve in un crepaccio. Era il 5 agosto 309. I fedeli seppellirono Emidio e assalirono il palazzo di Polimio abbattendolo. La figura di Sant'Emidio la collochiamo geograficamente subito alla bella città di Ascoli Piceno, dove lui ha svolto la maggior parte del suo servizio, del suo apostolato, che lo vede anche come grande guaritore. E proprio vedendo questi miracoli, il prefetto della città lo notò e quasi pensò, anzi ne era convinto, che fosse non un umano, ma addirittura la reincarnazione di un altro dio. E ovviamente cercò di contattarlo, di averlo a corte. Pensate un po' a quanta gloria, quanto onore che Emidio poteva avere dicendo di essere la reincarnazione di un dio. Eppure lui rifiuta questo riconoscimento, rifiuta questa opportunità, tant'è che arriverà addirittura ad essere ucciso per questo rifiuto. Allora pensiamo anche noi nella nostra vita, quando il Signore ci concede di fare del bene e magari gli altri iniziano a tenerci un po' in considerazione, siamo noi capaci di restituire a Dio quel bene che noi facciamo? O piuttosto cerchiamo di, ecco, crederci anche noi un po' più importanti di quanto non lo siamo in realtà? Allora affinché anche noi teniamo sempre i piedi ben ancorati per terra, ricordando che la gloria è di Dio, non la nostra, affidiamoci proprio all'intercessione di Sant'Emidio per un po' di umiltà e per riuscire comunque a portare sempre il bene nelle case e nei cuori delle persone. Sant'Emidio prega per noi.